Buongiorno a tutti da Hong Kong, Luigi Di Donato di Casandrino. Un saluto a tutti, andiamo subito a Casandrino per vedere che cosa ci aspetta sul banco. Televisore sul banco Nodis, 32 pollici, cazzo di marca Nodis, ma non lo so chi è che vende queste marche. Wei wei, e tu? Sempre vicino alla stufa. È quasi primavera e tu ancora vicino alla stufa. Vabbè, andiamo avanti, solito problema di retroilluminazione, inutile perdere tempo a vedere il guasto, smontiamo e vediamo un po' che tipo di retroilluminazione monta questo ambiguo televisore di marca sconosciuta, Nodis. Dà l'impressione del solito Akai, Master, Mia, quella roba lì, di fascia bassa, ma io che mi sto così perché si sente un cliente, è un bellissimo televisore, vale la pena ripararlo perché è di un notevole valore, meglio cambiare discorso. Qua, solita apertura, devo aggiustare un po' la macchinetta altrimenti non viene bene il video. Questo qua, come dicevo, è tipo Akai, quindi si toglie prima la parte centrale e poi le due casse con la tastiera Austac. Oh, questo televisore non c'è tastiera, c'è solo un bussatino centrale e basta. Ma ok. Allora, tolto le viti, togliamo sia la parte centrale, attenzione sempre a qualche connettore che è ancora attaccato, no, questo è libero, la tastierina, è buono perché c'ha già la cosa che non è attaccata alla cornice, si risparmia un po' di tempo. Le casse le togliamo, sempre il solito nastro. Attenzione sempre quando sul nastro, proprio sulla flat sta. Attenzione, togliamo il nastro, facciamo pure la flat. A posto. E dobbiamo aprire il pannello per vedere che tipo di retroilluminazione monta questa televisione. Diciamo che rispetto agli altri di fascia bassa, questi qua cinesi, tipo Akai, Mia, Master, della monnezza là, è un poco migliore perché praticamente cioè migliore per me perché c'ha la tastierina, il ricevitore telecomando che non è attaccato alla cornice, quindi non devo andare poi a prendere la cornice per accenderlo, compreso il pulsantino per l'accensione, e niente, si può togliere più facilmente la cornice, sempre con l'aggeggio che vendo io nel negozio eBay, quello a fare per togliere la cornice senza rovinarla. L'uscita dei LED è questa qua, la possiamo anche cominciare a staccare. Semplice, semplice, solo positivo e negativo. Perfetto. Ecco qua, ho tolto il connettore dalla scheda madre, ho scollato l'elettronica e ora dobbiamo solo togliere la cornice, sempre con l'aggeggio che vendi da qua sotto, c'è il link. Prima devo ti faccio un po' di spazio. Sempre piano piano perché se rompiamo il pannello. Buonanotte, isonatura. Questa qua che è molto molto sottile, non è difficile andare a rimuovere la cornice. Che se prendiamo il cacciavite, tutte queste cose qua, c'è sempre il rischio di spaccare o la cornice o peggio il pannello. Qua c'è sempre il rischio però che potete tagliare la flat, perciò sempre fuori deve stare, non tutto dentro la cornice, che se c'è i driver di lì, le flat piccoline, quelle che escono pure ai lati, c'è il rischio che se in distretto fate così fate fuori qualche flat, è stato buono su una due. Tutto questo qua, ecco qua, è libero, no, è libero proprio niente, perché giriamo il televisore, vediamo un poco che succede. C'è una parte incollata qua, proprio dove c'è scritto Nodis, sti cacchi cinesi, queste sono le cose pericolose, vi faccio vedere, vedete cosa può succedere, la vedete? Colla biadesivo tra cornice e pannello, sti cacchi cinesi malefici,
solo il virus l'hanno fatto buio. Questo purtroppo pure il pannello è incollato, mannaggia, è incollato sulla cornice, devo togliere la cornice con tutto il pannello. Preoccupata terna, qua dobbiamo stare attenti quando facciamo questo prezzo, ancora più di prima, perché qua andiamo proprio al limite e piano piano dobbiamo alzare piano piano. Ecco qua, dopo un poco tempo sono riuscito a sganciare la cornice, almeno spero che non ci sia ancora qualche altro punto. A posto, dopo non poche difficoltà sono riuscito a sganciare tutta la cornice, compreso VLCD. La rocaccia stava incollata, questo qua, fammi vedere, sopra, sempre, sopra e a fianco. Va buono, ormai l'abbiamo tolto tutto, togliamolo da mezzo e andiamo avanti. Finalmente siamo quasi arrivati sulla retroilluminazione, togliamo i fogli, non dimenticate mai il posizionamento. Foglio sottile sopra, foglio più doppio sotto. Ecco qua, a posto. Allora qua abbiamo 6 LED più 6 LED, due barre con 6 LED per ogni barra. Ma vediamo quanti volt sono ogni LED, vediamo un attimo se ho le barre, altrimenti poi facciamo la modifica con le barre universali, tra virgolette universali, quella mia, perché il pannello è molto profondo, quindi si possono mettere. Allora, inserisci il titolo, barre, vediamo se ho le barre, cioè praticamente me le compro da me stesso le barre. Allora, 10 barre Samsung, l'illuminazione Samsung, pure la Samsung ha fatto una retroilluminazione con 6 più 6 LED. Questo pannello qua, però sono un poco curve queste qua, sì, queste invece sono dritte, queste qua. Quindi niente, andiamo dietro, sono 26 inserzioni, queste sono le Akai, queste qua pure sono curve, cioè praticamente io vado a vedere il mio stesso negozio, perché non è che ho tutto a memoria, è chiaro che se ce l'ho qua, niente, se pure curve queste qua, poi sono tre, queste sono tre barre, quattro barre, niente. Dobbiamo optare, credo, a due barre master 24 volt, 6 più 6. Qua forse qualcosa ci sta, no? Queste sono piccole, queste qua. Va buono, eh? Le barre non ce l'ho, quindi facciamo. Allora, per prima cosa andiamo a vedere le barre, a controllare le barre. La prima barra accende 33, 34 volt, quindi sono 6 volti i LED. L'altra barra non accende, quindi è saltata la barra, qualche LED sulla barra di sotto qua. Niente, io cambio tutto, che è inutile andare a cercare il LED. Vogliamo vedere il LED qual è? Vediamo il LED qual è che è saltato. Questo qua secondo me è proprio questo. Questo è buono, sì, è proprio l'ultimo a sinistra, però vi ripeto, non vale, addirittura ce ne sono due saltati, sì, non vale la pena andare a sostituire i LED, perché dopo tre giorni magari c'è un altro LED e ci vuole un altro raccio per togliere il pannello, quindi andiamo a fare la modifica e buonanotte. L'abbiamo detto, abbiamo 6 LED più 6 LED a 6 volt, quindi sono 36, cioè comunque è sempre la stessa cosa, sempre 72 volt, sempre 6 barre 12 in serie di quello che ho io. Allora, riassumendo, due barre, 6 LED per ogni barra, 36 volt per ogni barra, le due barre sono connesse in serie, come vediamo dai collegamenti, quindi abbiamo 36 più 36, 72 volt. 72 volt vanno giusto 6 barre e 12 volt in serie di quello che ho io. Assorbimento su 59 cm circa 500 mA, quindi non abbiamo problemi di sovraccaricato dall'alimentatore. Allora, tolto le barre, mi sono allungato il positivo e il negativo ai lati, sfruttando sempre lo spazio che c'è sul foglio riflettente. E adesso vado a fissare di nuovo con le viti il pannello riflettente, altrimenti poi il peso delle barre, anche se non è che poi pesano tanto, comunque in ogni caso il peso
va a gravare sul pannello riflettente. Il calore non è molto alto, perché la temperatura non è alta, perché già abbiamo visto l'altra volta in altro filmato che non raggiungono nemmeno 30 gradi queste barre qua, con questi led in SMD. Fissato il pannello, andiamo a fissare il pannello del foglio riflettente, dopo andiamo a prendere le barre. E che bella vita! Questo è come un lavoro da cani, questo è come in Italia, chi lavora e chi mangia senza farina, per non dire un'altra parola. Se ne è accorto che stava parlando di lei. Dilli come va? Bene? Sì? Tutto bestiaccio mozzicoiola. Che è successo? Dilli! Non è successo niente, vai una volta a dormire, va! Cioè lui è proprio il Chris, vengono le Chris, va! Vai a vedere se trovi qualcuno, va! E ringoglionito! Abbaia! Non c'è nessuno, che state abbaiando! Didi, vieni qua, vieni, vieni a vedere chi ci sta, vieni! Vieni a vedere chi è venuto a trovarti! Qua, di qua, di qua! Ancora arrivare! Già stai, mannaggia! Due femmine. Non so 40 oggi, Gigi. Chi è Lilli? Un altro cagnaccio come te. Ma tu vedi famoso, sei arti oggi. Buongiorno! Buongiorno! Gigi. Buongiorno! Buongiorno! E dove vai tu? Poi attenzione alla strada! Ok, a posto, ho messo le 6 barre positive, negative, tutte in serie. Accendiamo LED rosso e vediamo un po' l'accensione. Perfetto, rimontiamo tutto e vediamo un attimo come va. Allora, da 12 LED 6 più 6 a 242 LED in SMD, temperatura sempre molto bassa. Sembra un paradosso, ma sono quasi appena tiepidi, quindi nessun surriscaldamento sul foglio riflettente. Assorbimento 400 mA, meno di mezzo ampere ogni barra, quindi in totale, essendo che stanno tutti in serie, sempre meno di mezzo ampere anche per il totale di 6 barre. Alimentazione 72 volt, sono 6 barre 12 volt ognuna messa. Ricordate sempre che la flat va all'interno e non all'esterno del telaio qua, del mobile, altrimenti quando mettete la cornice la tranciate. No, non puoi uscire adesso. Attenzione sempre, perché anche se state molto attenti, non fate sovrapporre l'LCD alla cornice, state attenti nel manovrarlo. L'imprevisto è sempre in agguato. Ora vi racconto una cosa. Una volta, sapete cosa mi è successo? Che stavo, era in estate, avevo la camicia fuori, stavo lavorando sul televisore, avevo finito, anche cambiato i LED e tutto. Un cliente mi ha chiamato, mi sono girato, si è impigliato il bordo della camicia sull'elettronica del pannello e quando sono arrivato al bancone ho sentito un rumore, praticamente è caduto a terra l'elettronica con tutte e quattro le flat tranciate. Quindi state sempre attenti pure come andate vestiti, questa è morale della FAO. Fortunatamente avevo un altro, lì, avevo un altro pannello su un televisore rottamato uguale, era un Vestel, quindi niente di speciale, e ho rimediato, altrimenti erano... A posto, il televisore era posizionato sulla scarta, probabilmente lo usavano come videosorveglianza, non lo so, comunque sto sintonizzando i canali, fortunatamente li sta programmando tutti quanti, li sta memorizzando. A posto. Bilancia, cari bilancia. Dai tre. Il posto di terrore, devo dire, nel senso che è un parco... Vede quattro. Vietato riposare. E mentre la e compagnia cantante. Questo è tutto, Luigi Di Donato di Casandrino. Allora, una cosa che volevo dire molto importante, che il canale 5 non ci sta, sì. Una cosa che volevo dire importante è questa: io non è che faccio i video per fare pubblicità all'assistenza, perché purtroppo io sono da solo e non riesco a gestire l'assistenza a tempo pieno, per cui non è un invito a farmi portare i televisori, perché già quelli che mi arrivano non riesco più della metà, non riesco a smaltirli perché sono da solo e devo gestire anche un altro tipo di attività. È solo per condividere qualche filmato ogni tanto, per cercare di aiutare qualcuno, potrebbe tornare utile a qualcuno il mio filmato oppure no, non lo so. Questo è tutto, Luigi Di Donato di Casandrino, ciao ciao.
aspito. Spaghetti a vongole. Vediamo che fa questo. Zuppetta di vongole.